era molto preoccupati sulle sorti della giornata odierna. Alle ore 5:30, due formidabili scoppi fecero tremare la casa. Erano i ponti della torre Isonzo che venivano rovinati. Poco dopo si udirono tiri di fucileria diretti contro aeroplani italiani che esploravano la zona delle future operazioni. Anche dalla piazza della chiesa, soldati della gendarmeria si divertivano a bersagliarli. Il sergente capoposto li fece cessare facendogli vedere che è impossibile colpirli. Verso le ore 6:30 le ultime pattuglie passano e si ritirano nella stretta. Quando vidi partire gli ultimi gendarmi, diedi un sospiro, perché temevo avessero ordine di condurre con sé tutti quelli che erano in permesso per malattia. Due giovani riformati di Ioannis vengono in bicicletta a tutta velocità ed avvertono che colà arrivò una staffetta italiana e proseguono la strada costituendosi ai gendarmi. Alle ore 7 giungono le prime avanguardie di ciclisti italiani, guidati da un ufficiale. Prendono possesso della posta, abbattono lo stemma austriaco e poi vanno in ufficio comunale. Anche qui viene abbattuto lo stemma con l'aquila austriaca e, saliti poi nella sala comunale, gettarono in strada tutti i quadri dell'imperatore e della famiglia imperiale. Con sprezzo poi gettarono dalla finestra il busto dell'imperatore. Il pubblico assisté a questo brutto spettacolo molto seriamente. Ora passiamo in Italia!
corretto. Maggiore, facciamo levare anche la bandiera. Anche la bandiera. Documenti austriaci, via!